Terza ed ultima parte di questa nostra puntata. Se l'Ancona ha aumentato il suo divario, il suo distacco sulla seconda, che non è più il Termoli ma è il Matelica, è proprio perché la formazione di Carucci ieri è andata a vincere fuori casa in casa del Termoli per 1-0, il gol di Cacciatore. Vediamo le immagini e poi ne parliamo in studio. Posta in palio importante quella del match al Gino Cannarsa tra Termoli e Matelica, che vale il secondo posto in classifica. Una partita imprevedibile, con i giallorossi quasi sempre padroni del gioco ma poco bravi a concretizzare. Matelica praticamente impeccabile dal punto di vista tattico, ma anche la buona sorte ed episodi favorevoli a vantaggio della compagine marchigiana. Squadra al completo per i due mister, l'arbitro della gara è il signor Amabile della sezione di Vicenza. Partono bene gli ospiti. Dopo solo due minuti Cacciatore tenta il gran gol in diagonale, ma la sua conclusione non inquadra la porta. La risposta del Termoli è veemente. Prima Mandorino prende la mira su palla inattiva. Pochi secondi dopo Viteritti dalla destra serve un ottimo pallone in area a basso, che è bravo a smarcarsi ma non a concludere a rete. Al decimo il primo episodio dubbio. Il cross, sempre dalla destra di Viteritti, è deviato dal tocco di mano in area di Colazzi. Tutto regolare per il fischietto Amabile. Ma l'occasione più clamorosa arriva con una splendida percussione corale del Termoli. Mandorino messo a terra, pochi metri fuori dall'area. Sul punto di battuta si presenta Palumbo, che sfodera dal cilindro una conclusione perfetta. Si supera il numero uno ospite Spitoni, che va a togliere la palla dal 7. Ancora Termoli a metà del primo tempo con Mandorino che cerca il jolly dalla distanza, ma il risultato resta ancora inchiodato. Così accade l'imprevedibile. A soli tre giri di lancette dalla fine della prima frazione, Colantoni fa il comodo suo sulla destra e mette un pallone più che invitante in area per Cacciatore, colpevolmente lasciato solo dai difensori giallorossi. Il numero 10 non ha difficoltà a metterla dentro. Termoli 0, Matelica 1. Traumatizzati i giallorossi, che non hanno neanche il tempo di reagire. Finisce così il primo tempo. Seconda frazione di gioco che si apre subito con una sostituzione degli ospiti. Girardi prende il posto di Daddario, ma la musica non cambia. Due minuti e Manzillo ci prova su punizione da posizione impossibile. Palumbo invece da posizione più invitante, ma il risultato è lo stesso. Ma è ancora il Termoli a fare gioco. Miani serve un pallone al bacio a Di Mercurio, che non trova la coordinazione giusta. Al 66esimo è lo stesso capitano che ha una buona chance in area, ma chiude bene la difesa ospite. Al 67esimo il Termoli però tracolla. Viteritti riesce a prendere il secondo giallo in due minuti per un intervento in ritardo. Non ha dubbi Amabile che estrae il rosso. Termoli in 10. Ma nonostante l'inferiorità numerica, i giallorossi continuano a macinare. Palumbo ci prova dalla distanza, prima al 25esimo. Poi un minuto più tardi, ma il numero 10 non è proprio in giornata di grazia. Lo stesso per Basso, che dopo una gran progressione scarica addosso a Spitoni. Match praticamente chiuso a 5 dal termine. Nigro entra duro in scivolata su un avversario, rosso diretto per il difensore. Termoli ridotto in 9. Ma finirà ancora peggio con l'espulsione al quarto minuto di recupero di mister Giacomarro, che viene allontanato dal terreno di gioco a causa delle proteste indirizzate nei confronti del direttore di gara. Finisce così nel peggiore dei modi possibili una gara gradevole agonisticamente, con un Termoli che rimedia la prima sconfitta in casa, ma soprattutto getta al vento un'occasione importantissima per allungare sul Matelica, che anzi mette la freccia e sorpassa, ora da sola al secondo posto. Allora, queste le immagini, e con il Matelica al secondo posto con 10 punti in meno. Vediamo anche qual è il calendario delle ultime 6 giornate che aspetta sì l'Ancona, ma anche Matelica e Termoli. Intanto a cominciare dalla giornata prossima, con l'Ancona in casa con il Sulmona, il Matelica che riceve la Fermana sabato in anticipo TV su Rai Sport, e il Termoli che invece gioca fuori casa sul campo della Renato Curi angolana. Poi Giulianova in trasferta per l'Ancona alla 30esima, Civitanovese fuori casa per il Matelica che ha due derby filati, e il Termoli invece che gioca in casa contro la Vispesaro. Questo per far capire che insomma, con il vantaggio che ha l'Ancona, con la possibilità di vincere almeno 3 delle prossime 6 gare per avere anche la matematica promozione in Lega Pro, insomma, dovesse fare
6 punti nelle prossime due, ecco che la partita in casa contro l'Are Canatese alla 31esima potrebbe, no, portare anche la promozione. Annesso anche il fatto che il Matelica ha due derby filati, quindi due partite sulla carta, sempre complicate in quanto derby, al di là che sia Fermana che Civitanovese hanno già la salvezza praticamente in tasca. Eh sì, però sono gare comunque molto complicate, proprio perché Fermana e Civitanovese appunto hanno la tranquillità di non avere più obiettivi e quindi di salvare la, diciamo, almeno con qualche prestazione, togliersi qualche soddisfazione in questo fine campionato. Presumibilmente i festeggiamenti potrebbero arrivare in casa con l'Are Canatese, però insomma c'è da vedere, perché non è escluso che potrebbero arrivare anche prima. Prima anche della 31esima. Se il Matelica è capace di battere Fermana a Civitanovese, no, però se questo non dovesse succedere. È vero che fare 6 punti nelle prossime due è nelle corde di questa Ancona, soprattutto adesso, però insomma l'insidia della gara di Giulianova c'è. Sì, pensiamo a quella di domenica, per carità, ci vede con una squadra che comunque ha delle difficoltà in questo momento, però pensiamo a quella, poi a Giulianova c'è tempo per prepararla, però sicuramente tra le due Giulianova è quella più insidiosa. Oh, è vero che forse si parla poco della prossima con il Sulmona, che porta con sé la difficoltà, soprattutto per l'Ancona, di una condizione non ottimale a livello di rosa. Intanto per le squalifiche, quella di Degano espulso ieri, ma anche quelle di Barilaro e di Dio che erano in diffida. Dunque mancheranno i due esterni bassi e Degano stesso. Poi gli infortunati Mallus e Pazzi, che non recupereranno, a meno insomma di qualche, chiamiamolo anche miracolo, finale di gara ieri, e che ha riportato uno strappo all'adduttore della coscia sinistra. Tempi di recupero piuttosto lunghi, ma sicuramente campionato finito, perché purtroppo il campionato è agli sgoccioli e dunque non c'è sufficiente tempo a disposizione del centrocampista per recuperare. È una perdita, se vogliamo, importante, perché insomma manca il regista di questo 4-4-2 che nelle ultime gare era stato usato dal mister. Insomma, fra le tante perdite, se le altre si possono compensare, questa pesa un pochettino di più. Daniele, che dici? Sì, adesso vediamo Mattia Biso come sta. Adesso martedì rientreremo domani a vedere un po' come sta. Sicuramente un giocatore che in questo momento aveva trovato continuità e aveva fatto delle buone prestazioni, ma abbiamo anche D'Alessandro, abbiamo giocatori che sicuramente potranno dare il loro contributo. Lo stesso, insomma. Torno un attimo sul calendario delle ultime sei, anche per chiedere un parere a Paolo Ruffini, perché poi in funzione di quello che faranno Matelica e Termoli ne va anche della possibilità playoff della Maceratese. Come le vedi, sia il Matelica che il Termoli, insomma, in queste ultime sei partite? Sì, diciamo che è un calendario tosto, ma è un calendario tosto anche il nostro, perché su sei partite rimanenti noi abbiamo quattro partite in trasferta e due in casa. Quindi sono, per tutte e tre le squadre, sono partite difficili, perché tra derby e partite contro squadre che si devono salvare, le insidie sono dietro l'angolo. Quindi ora più che mai c'è da pensare una partita alla volta. Penso che tutte e tre abbiamo partite difficili. Matelica contro la Fermana, che per me è un'ottima squadra. Il Termoli con la Renato Curi in trasferta, che penso che ormai ha l'ultima possibilità di fare punti salvezza. E lo stesso noi a Iesi, che è sempre un campo molto ostico. Quindi una partita alla volta, poi vedremo. Comunque non è facile, non è un calendario in discesa per nessuna delle tre. Ti chiedo invece quando secondo te l'Ancona potrebbe avere la matematica, visto che così da esterno. Ma io penso che se l'Ancona fa l'Ancona, penso proprio che la partita con l'Are Canatese viene a puntino, vedendo anche il calendario del Termoli, che poi ha un altro scontro diretto per i playoff contro la Vispesa e Matelica che va a Civitanova, penso che sia la partita perfetta, penso. Insomma, fissiamo questo come cerchio, poi vediamo. Smentendo quello che disse Capparuccia, che aveva fissato già con l'Isernia, secondo lui. Vabbè, però ci è arrivato vicino. È vero, sì. Allora, SMS.
Se toccando tutto vinciamo il campionato, famoci un pensiero a vincere pure lo scudetto dilettanti come soggiello a sta magnifica stagione. PS. Poi partecipa, porta qualcosa come vantaggi? Grandi ragazzi, ieri mi avete fatto sta bene. Come vantaggi direi pochi, anzi quasi nessuno. La pool scudetto in pratica è un iniziale triangolare con l'Ancona che vincendo il girone F sarebbe poi inserita insieme alla vincente del girone D e alla vincente del girone E. Per quello che riguarda il girone D è un, diciamo, ancora in lotta, un campionato aperto tra Correggese e Lucchese. Per quello che riguarda invece il girone E, la Pistoiese ha già vinto praticamente il campionato perché ha 10 punti sulla seconda, stessa condizione che ha l'Ancona. Poi si andrebbe ad una sorta di scontro con semifinali e finali perché passano le prime dei tre gironi che si creano, i gironi in tutto sono 9, per cui le vincenti dei gironi accedono alla pool scudetto e si dividono in 3 triangolari, le vincenti di ogni triangolare più la migliore seconda dei 3 gironcini si disputano semifinali e finali. È sempre per l'onore, insomma, per la gloria questa pool scudetto, poi di vantaggi reali non ne porta nessuno, no? Non sapevo dei vantaggi. Sempre toccando ferro e tutto sì, quello sì, che insomma. Però quello che sia, penso che saremo onorati anche di fare questo tipo di torneo, perché comunque comporta anche visibilità e comporta anche di giocare con squadre che hanno vinto campionato, il loro campionato, quindi sarà una bella cosa, insomma. Poi magari può portare anche vantaggio a chi quei ragazzi che hanno giocato un po' di meno possono essere anche valutati. Lo scorso anno fu per la Samb, no? La sì. Strada, la post-season, diciamo, della pool scudetto. Sì, fu un se non ricordo male fu un bel percorso che poi finì in casa. Comunque la Sambettese più o meno sta vivendo la stessa situazione dell'Ancona, è abituata e si è ormai avviata a vincere questo campionato di eccellenza, si prepara già al prossimo campionato di Serie D. Vediamo se riuscirà a fare una squadra fortissima come è riuscita a fare quest'anno, dove sono 17-18 punti di vantaggio sulla seconda. Anche lì manca una giornata per la matematica. Un ultimo SMS per Degano. Degano, comincia ad allenarti bene per Giulianova. Ti vogliamo segnare per espugnare il loro campo. Buonanotte a tutti da Simone. Peccato per domenica però, perché insomma... Sì. Peccato per domenica. Ci tenevi, immagino. Sì, 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 ci tenevo perché comunque per dare una mano, perché comunque ci sono già due squalificati, comunque sia Cristian Pazzi non sta benissimo. Vabbè, è andata purtroppo, sarò a disposizione con Giulianova, insomma. Insomma, il secondo giallo di ieri è stato frutto della voglia, no, di festeggiare per aver chiuso un po' da un momento particolare dopo l'operazione che ho subito, insomma. È stato un po' particolare, ho fatto un mese e mezzo fuori, per recuperare non è stato facile perché a livello fisico ho fatto un lavoro un po' particolare anche col prof, personalizzato, è da 3 settimane che lavoro bene come lavoravo prima non potevo fare certi tipi di carichi, quindi ho avuto delle difficoltà, ma è 3 settimane che sto bene. Ripeto, peccato, però c'è la possibilità di giocarci tutto il rush finale alla grande, quello sono contento. Peccato anche, insomma, per ora si può chiamare inciampo che hai avuto, no? Con sì. Questo infortunio, però forse in quel momento esserci voleva dire anche, no? Potersi giocare ancora di più le proprie carte, però adesso certo, si può certo, dire che vabbè, fortunatamente... Col senno del poi abbiamo la possibilità di avere tanti giocatori, quindi... chi va in campo fa sempre il suo compito alla grande, quindi non c'è stato bisogno di niente, però sicuramente è stato un peccato perché il momento era buono. Comunque immagino che lascia qualche cosa come insegnamento anche vivere quell'esperienza come hai fatto tu, no? Benché insomma, magari non ci voleva, però vabbè, l'infortunio lascia sempre qualche cosa. Ma sì, certo, sì. Soprattutto recuperare comunque. Ripeto, ho fatto molta fatica, ho lavorato tanto per recuperare anche più fretta del dovuto, perché comunque ci tenevo a star bene da subito. Poi chiaramente ci vuole sempre del tempo, però questo tempo è passato anche con delle vittorie, è passato senza problemi, quindi tutto è andato per il verso giusto.
tutto condensato in quel tiro su punizione, insomma. Sì. Ultimo SMS che torna su che giudizio dare del fatto che gli sponsor dell'Ancona saranno ancora sponsor ma non soci, quindi se bella brutta notizia. Sponsor e non soci, per chi sa come funziona un'azienda, è sicuramente una brutta notizia. Ma adesso voglio godermi questa meritata promozione insieme a tutti i meravigliosi tifosi dell'Ancona. Poi si vedrà. Un caro saluto a tutti. Oh, il fatto che sia una brutta notizia, immagino, perché quando gli sponsor sono tali e non sono soci, chi ha la maggioranza delle quote deve poi sobbarcarsi il più di tutto quanto, e gli sponsor sono, tra virgolette, liberi di potersene andare quando vogliono senza alcun vincolo, no? Infatti, un po' il senso di questo SMS. Non l'ha detto esplicitamente, ma credo che il padron Marinelli 7 giorni fa, tra le righe, volesse avere garanzie per il futuro proprio in questa direzione, non solo un aiuto, ecco, anno per anno, ma qualcosa in più di prospettiva. Infatti si riferiva molto al settore giovanile, a investimenti da fare, insomma. Credo che andare a affrontare il professionismo nuovamente, che manca da ancora ormai diversi anni, ci voglia almeno una base che possa essere lungimirante, più di una stagione, almeno un programma triennale per poter gettare un po' di basi solide per il futuro. Vedremo anche che cosa porteranno i futuri incontri. Come vi abbiamo detto, per oggi si è soltanto fatto la valutazione di quanto si è speso anche in vista dell'anno prossimo, con gli sponsor che hanno confermato il loro ruolo di, appunto, sponsor, ma per ora non di soci. E poi si vedrà anche quale sarà il budget e quale sarà la composizione dello staff tecnico, perché anche quello inciderà sulle future scelte che riguardano più da vicino la prima squadra. Siamo in chiusura, a te l'onore di salutare i nostri ospiti. Sì, si conclude qui la serata, noi ci vediamo lunedì prossimo alle 21.30. Prima di passare a salutare i nostri ospiti, ringrazio la Crystal Fashion per avermi dato la possibilità di essere stata qui con voi questa sera. Dunque, grazie di essere stati qui. Salutiamo Daniele Degano, l'attaccante dell'Ancona, buonasera. Buonasera, grazie. Paolo Ruffini, il centrocampista maceratese, buonasera. E un caro saluto al nostro Benedetto Verdenelli. Grazie. Ciao Benedetto. Buonasera a tutti, ciao. Grazie a te per l'apporto e per il contributo, grazie ai nostri ospiti, grazie a chi ci ha fatto compagnia da casa, e l'appuntamento è come sempre a lunedì prossimo, di nuovo in diretta dalle 21.30. Grazie ancora e buonanotte.